Abbiamo in collegamento telefonico Antonio Piretti, che è il portavoce di ITOZ. Ciao Antonio. Ciao, come stai? Sarà Bene, tu come stai a proposito? grande. Benissimo, questo ci fa immensamente piacere. Senti, ci puoi presentare il progetto TOTS? Sì, allora, io sono cantautore, compongo canzoni in italiano e in inglese. Italiano, sono italiano, però da 2 o 3 anni sto vivendo a Toronto. Sia in Italia che a Toronto, oltre a comporre le canzoni, le canto, a volte da solo, a volte con la band. E diciamo così, ho fatto quest'ultimo disco che spero mi porti un po' di buoni contatti e magari qualche step in più, no? Una crescita, Te lo diciamo. auguriamo. Senti, da dove nasce il nome Toz? Allora, il nome in effetti non era voluto, nel senso che io quando ero all'università, per cercare di guadagnare un pochino, ho iniziato a collaborare con delle discoteche, no? E Sì. ovviamente ti danno all'inizio dei biglietti e dicono: ti diamo, non so, 50 biglietti, a seconda di quante persone tu sei in grado di far ritornare, ti paghiamo, non so, 1.000 lire, 1 euro, quello che è. Certo. Allora, io avevo questi biglietti, piuttosto che scrivere Antonio sul biglietto, che era molto lungo da scrivere, Sì. il mio soprannome in quel momento era Toz. I miei amici mi Ah, ecco. chiamavano così. Allora io, 3 lettere molto più corte, scrivevo Toz. Quando poi, oltre ai biglietti, le discoteche iniziarono a dire: adesso fai la lista. Io dovevo dire il nome della lista uguale al nome che scrivevo sul biglietto, così loro sommavano i rientri della lista e i rientri dei biglietti. Ovviamente dopo la lista divenne l'unico modo per portare gente e io dovevo sempre dire lo stesso nome, chiedere lista Toz, e allora tutti mi conobbero con questo soprannome, Toz, perché questa attività nelle discoteche divenne molto grande. Allora avevo questo soprannome, quando iniziai a cantare ovviamente mantenni lo stesso soprannome e quindi da lì I Toz. Toz. Bene, abbiamo scoperto così l'arcano. Bene. Senti, com'è nato il singolo Love This? Allora, questo nacque anni fa, ero a Toronto in quel momento, in una cantina, vicino a un campo di biliardo. Il punto è questo, che c'era stato Paolo Coelho, lo scrittore, che aveva scritto un libro che si chiama La strega di Portobello. Avevano fatto su MySpace un contest per la colonna sonora del film che stavano realizzando. Allora, io, come dire, parlai direttamente tramite messaggi con Paolo Coelho. Lui mi fece entrare in questo contest, io lessi il libro, scrissi il brano. Il brano racconta quello che succede al personaggio principale del libro, che si chiama Atena. Questa ragazza, ballando, sentendo la musica, entrava in contatto con uno spirito e tramite il suo corpo, lo spirito praticamente rispondeva a tanti, risolveva tanti problemi delle persone. Questa Certo. è la descrizione di ciò che faceva il personaggio principale, Atena. Quindi, Perfetto. Lovis. Perfetto, ti ringrazio. Senti, il singolo ha un sound molto international. A chi vi ispirate e che genere musicale vi piace, naturalmente? Allora, guarda, io ho realizzato quest'ultimo CD con 2 o 3 persone, due erano a Toronto e una era ad Edmonton, che è, diciamo così, un pochino più a est. In questo caso noi abbiamo cercato di tenere tre tipi di idee come arrangiamento: Damien Rice, James Blunt e gli U2, no? Sì. Allora, secondo le nostre menti, unendo questi tre tipi di band, due sono cantautori, uno è una band, Certo. che a me piacciono molto, abbiamo tirato fuori il sound che tu senti. E difatti è un sound molto, per quello che ho detto, è un sound molto international. Senti, invece la scelta di cantare in inglese, da che cosa è dettata? Allora, questa è voluta, nel senso che io quando canto, quando scrivo canzoni, il mio obiettivo è condividere emozioni con le persone. Certo. Ok? Musica secondo me è condivisione di emozione, perché io quando sento una bella canzone ha un impatto molto forte su di me. Allora, un concetto semplice: se io canto in italiano,
ovviamente mi conosco, cioè riescono a capire le parole solo chi conosce l'italiano. È vero. Se io canto in inglese, a livello teorico, il numero di persone che può capire ciò che sto dicendo è molto molto più ampio. Mi spiego? Questo è vero. Ammesso ovviamente, cioè, che la canzone piaccia. Comunque, io mi sono trovato per caso, iniziai una storia qui in Italia con una ragazza canadese che viveva qui. Siamo stati insieme 3 anni e mezzo in Italia, eravamo fidanzati, quindi comunque con lei parlavo sempre solo inglese, e anche per lavoro ben prima. Quando andai a Toronto comunque la parlano tutti inglese. Beh, certo. Quindi adesso io sto vivendo da 4 anni a Toronto, quindi in un certo senso so parlare l'italiano, è la mia lingua madre, però l'inglese lo so, ecco. Bene. Senti, Antonio, Antonio Pieretti e i TOTS e i progetti per il futuro. Sì, i progetti per il futuro. Allora, il primo progetto, che non è un progetto ma è una tempistica, tra 3 mesi potrò richiedere la doppia cittadinanza canadese, mi mancano solo 3 mesi. Ah. Io adesso ho appena finito questo LP, questo scusami EP, cercherò di promuovere al massimo, cercherò di, come sto facendo, di ricevere contatti e cercherò di capire se certe mie idee riescono ad avere un riscontro positivo anche a un livello insomma un pochino più alto, no? Perché fino ad ora io ho suonato, mi sono dato da fare, ho cercato di fare tante date, ho suonato un po' dovunque e con i soldi che ho incassato ho registrato le canzoni, ho fatto tutto un pochino da solo. Se qualcuno inizia a credere nel progetto o nelle idee in me, certo, eccetera eccetera, è ovvio che si possono fare più cose, no? Certo. Quindi cercherò di sfruttare i prossimi mesi per cercare di raggiungere un livello un pochino più alto. Perfetto, e te lo auguriamo. Senti, l'ultima domanda che è poi è di prammatica. Sanremo e i TOTS, una tua così, saresti andato a Sanremo? Avete progetti per il futuro per andare a Sanremo? Allora, io non ho mai proposto nulla. Come si dice, per quella manifestazione è la più importante italiana e sicuramente se un domani riuscissi a consolidare la mia musica e loro mi chiamassero io volentieri andrei, certo, perché sarebbe stupido il contrario e mi farebbe anche piacere proporre canzoni nuove, idee nuove. Proprio ieri ho scritto una canzone che nella mia testa mi sono detto cavolo, questa andrebbe benissimo a Sanremo e l'ho scritta in italiano. E secondo me si vedrà, cioè, ripeto, se riuscirò a lasciare un pochino il segno con le mie idee, dopo si metteranno in moto tante altre situazioni attorno a me che forse apriranno certe porte, capito? Benissimo, perfetto. Allora salutiamo e ringraziamo Antonio Pieretti, naturalmente, e i TOTS, e vi facciamo tanti tanti auguri praticamente di un così di un escalation velocissima. Perché mi farebbe piacere veramente così trovarvi di nuovo e con un progetto ormai terminato. Io vi ringrazio e tanti bacini e coccole a tutti. Ciao allora, ciao Antonio e grazie di tutto. Ciao, ciao, ciao.